Decimo confronto del campionato stagione 2016-2017 nel torneo di Serie D, si torna a giocare nel venerdì sera l'anticipo per quanto riguarda il campionato provinciale tra Atletico Anzio Lavinio e Giulianello che da sinistra verso destra attaccheranno i nostri teleschermi. Intanto parte il confronto. Francesco all'indietro, Ciaiello carica il tiro, la possibilità e c'è la risposta da parte di Ciuffa. Adesso il sombrero basso da parte di Armonia, non trattiene con le maglione, poi in mezzo palla non si è intesa con la compagna di squadra. Mastro Francesco apre a sinistra, Ciaiello che si accentra, il tiro e c'è la risposta da parte di Ciuffa. È proprio così, Mastro Francesco ancora all'indietro, c'è Aiello, carica, prova adesso ad alzare Armonia. In mezzo, palla da parte di Fagiolo che è un po' svirgolata. Neri l'ha seguita, Aiello adesso verso destra, poi il diagonale sul secondo palo, palla in avanti, poi Aiello. 3 contro 1 con Di Lorenzo, si chiude la triangolazione, questa volta c'è il vantaggio. Palla poi ribattuta, Marroni allontana, ancora Ruzza, adesso ci prova la soluzione, la fiondata, palla deviata, palla alzata, c'è Mastro Francesco, prende un buon ottimo pallone, poi lo restituisce all'indietro con il gol sulla fiondata di Giulia Aiello. Nel girone romano si affrontano Anzio Lavinio, adesso subito in attacco e c'è il gol con Di Lorenzo subito in avvio di ripresa. Ci riesce, poi la palla messa in mezzo, Fagiolo, il tiro, c'è la deviazione, Giulianello, Armonia all'indietro, la prende Di Lorenzo, palla troppo lunga, ma esce anche Coletta, prova la soluzione, palla in fallo laterale, Di Lorenzo all'indietro, c'è Aiello, carica il tiro, perde il pallone, poi lo va a recuperare, adesso si defila e c'è il tiro, chiama in causa Aiello, adesso c'è Ruzza, la palla messa in mezzo, ottimo lo scambio con Aiello che va anche in percussione. Nascondete! Totisco, lo scambio con Aiello, Ciuffa subito con le mani a rimettere in movimento il Giulianello verso il numero 7 che beffa prima Coletta e poi Maglione. Vedremo se calcerà direttamente in porta o proverà a scambiare. Parte la rincorsa, lo scambio con Aiello ma trova il muro di Lucarelli. Prova la soluzione, Ciuffa, prende il pallone, poi la botta di Aiello. Finito il confronto, l'Atletico Anzio Lavinio batte Giulianello 3-1.